No alla violenza, in particolare sulle donne. Un messaggio rilanciato in maniera forte e chiara dalla città di Fano, dove venerdì 10 febbraio alle ore 21, nella cornice del Teatro della Fortuna, è stato proiettato in anteprima il film evento L'amore rubato, tratto dall'omonimo romanzo di Dacia Maraini e diretto dal regista Irish Braschi. L'iniziativa contro la violenza sulle donne è stata fortemente voluta dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano, che così conferma un'attenzione costante rivolta ai temi del sociale e dei giovani, filo conduttore di tutte le attività programmate sul territorio durante il 2017. L'evento, patrocinato dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Fano e realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna, prende le mosse dal progetto nazionale promosso dal Circuito delle BCC e Gruppo Bancario Icrea, che ha coprodotto il film L'amore rubato, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso le storie di 5 donne vittime di violenza, dal luogo di lavoro alla scuola fino alle mura domestiche. Al film è seguita una tavola rotonda sul tema della violenza di genere. Un cast d'eccezione che vede fra i protagonisti anche grandi nomi del cinema italiano. Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere tante adesioni, perché insomma il tema è un tema importante che coinvolge tutti, sia uomini che donne, quindi non sono state solo le grandi attrici che hanno aderito, ma devo dire anche grandi nomi di uomini, di attori. Possiamo dire che la proiezione, in realtà, come mi raccontava, è stata effettuata già fin dal mese di novembre. Sì, l'uscita è stata fatta per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi alla fine del mese, il 25 novembre, è uscito in tutta Italia il film e parte dell'incasso è stato devoluto a WeWorld, l'associazione che si occupa appunto di queste tematiche, e siamo adesso ormai al ridosso dell'uscita televisiva. Sarà creato dopo l'evento cinematografico, sarà anche un evento televisivo sui canali della RAI, che è coproduttore del film. Ecco, parliamo della trama invece. Vengono raccontate delle storie di violenza vissute da alcune donne, quindi delle testimonianze. Sì, abbiamo preso, che è liberamente tratto dal libro di Dacia Maraini, appunto L'amore rubato, dove ci sono già storie di donne di diverso tipo, cioè diverse estrazioni sociali, diversa età. Noi abbiamo ancora più intensificato questa differenziazione, cioè facendo un ventaglio che va da una ragazzina del liceo fino a una donna matura, proprio perché questo è un tema, un problema che riguarda tutte, non c'è un'età specifica, e riguarda tutti i ceti sociali, da diciamo la ragazza, come abbiamo raccontato noi, di periferia, che ha magari difficoltà anche di lavoro, quindi una situazione sociale ma di disagio, invece l'alta borghesia, quindi è un problema che coinvolge tutti, tutti veramente. Gabriella, quante sono state le richieste di aiuto in questi ultimi anni? Allora, dal 2009, che è la data in cui il centro ha aperto, ad oggi sono state 784 donne, e nel 2016 sono state 134, nel 2015 117, quindi diciamo 17 donne di più tra il 2015 e il 2016. E quando le donne si rivolgono a voi, che cosa succede? Qual è il percorso? Allora, dentro il centro antiviolenza, che è un servizio dell'ambito territoriale e quindi completamente gratuito a disposizione delle donne, operano 3 figure professionali. Le operatrici dell'accoglienza vengono così chiamate perché sono le persone che per prime accolgono la donna nel momento in cui arriva e che poi la seguono per tutto il percorso, che a volte dura anche alcuni mesi, 2, 3, 4 mesi. Poi ci sono le psicologhe che, se la donna decide, mettono a disposizione un percorso di sostegno psicologico, e poi ci sono delle avvocate, delle legali, che mettono a disposizione colloqui informativi di carattere legale, perché naturalmente alla donna serve tutte queste cose insieme per poter effettivamente in sicurezza fare un percorso di uscita. Chiaramente, ci tengo a precisarlo, il centro antiviolenza da solo non potrebbe lavorare, quindi poi siamo collegate con le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, pronto soccorsi, comuni, consultori, perché è un lavoro che poi si fa, cioè si costruisce una rete intorno alla donna, e solo in quella maniera riusciamo spesso, e anche questo va detto, perché comunque molte delle donne che seguiamo poi hanno avuto la possibilità di uscirne, questo è importante.
oltre ad essere una psicologa del centro provinciale antiviolenza parla con noi, sei anche una coordinatrice della casa di emergenza della Regione Marche. Nello specifico, in che cosa consiste il tuo ruolo? Sì, il mio ruolo consiste proprio nell'essere un po' referente sia interna che esterna di questo progetto che è nato nel 2013, nel dicembre in particolare è nata la Casa d'Emergenza ed è un progetto che a sua volta, come dire, deriva un po' da questo progetto delle province insieme che si chiama Cooperazione, in cui ciascuna provincia della Regione Marche ha deciso, come dire, di unire i fondi destinati all'emergenza in un'unica, come dire, concentrare in un'unica idea, in un'unica struttura. È per questo che è nata, in questo modo è nata la Casa d'Emergenza, che è una struttura 24 ore, 365 giorni all'anno. E fra l'altro la vediamo anche in un piccolo pezzo del film. Esatto, infatti rispetto proprio al film mi colpiva appunto questo momento in cui effettivamente c'è stata, come dire, esigenza di trovare un posto in cui potersi fermare, potersi proteggere. A volte questo è necessario, è indispensabile, è vitale, per poi, come dire, cominciare un processo che può giustamente avere un tempo differente per ciascuna donna, di uscita dalla violenza, quindi un progetto di protezione e piano piano, come dire, di uscita definitiva quando questo è possibile, ci sono le condizioni. Comandante, qual è la situazione nel nostro territorio? Ci sono delle donne che si sono rivolte a voi? Sì, nel 2016 appena concluso abbiamo avuto diversi casi, nel 2017 già c'è stato un caso abbastanza delicato di violenza domestica sul quale siamo intervenuti e ora attualmente al vaglio della magistratura. In generale la situazione si allinea a quelli che sono i dati nazionali, non andiamo oltre le percentuali di nazionale sulle case di violenza. La nostra provincia è comunque Fano, non è esente da fatti anche gravi che sono avvenuti in passato, sui quali l'unica forma vera di contrasto è la prevenzione. La prevenzione che in questi casi qua viene data dalle stesse vittime, cioè la fiducia delle forze dell'ordine di rivolgersi a noi per frenare queste violenze qua e porre fine quindi e prevenire anche fatti molto più gravi di quelli che magari si subiscono per anni o per periodi anche abbastanza lunghi. Nessuna classe sociale, nessuno è immune dalla violenza. Dottoressa, quali sono le iniziative che mettete in campo per contrastare questo fenomeno? Ma guardi, l'attività di prevenzione è molto intensa. Abbiamo un contatto diretto con il centro antiviolenza e con tutti i presidi della rete istituzionale che abbiamo creato e della quale siamo un po' il capomaglia proprio per ragioni di ufficio e di competenze. E diciamo che le porte dei nostri uffici tutti i giorni o quasi tutti i giorni ricevono persone, donne o anche uomini che vengono a chiedere informazioni sulle azioni, su quello che possiamo fare, su come possiamo intervenire, chiedendo soprattutto notizie sulle misure ad esempio a protezione dei minori nel caso di conflitti, nel caso di atti persecutori, nel caso di maltrattamenti in famiglia. Ma diciamo che la prevenzione è stata ulteriormente rinforzata dal nostro dipartimento, tant'è che proprio 2 settimane fa la Direzione Centrale Anticrimine ha diramato una circolare nella quale detta la prassi, la buona prassi nel caso di primo intervento per quella che da sempre viene chiamata lite in famiglia. Quindi gli operatori delle volanti, della volante della questura e della volante del commissariato sanno bene quali sono gli step da mettere in atto nel caso vi sia una chiamata per intervenire in questi casi. Secondo lei c'è ancora paura di denunciare o di rivolgersi alle forze dell'ordine oppure in questi ultimi anni l'informazione ha avuto i suoi effetti, quindi i suoi risultati? Paura non direi, piuttosto è una titubanza, una sorta di alternanza nel volersi affidare ma nel non volersi affidare del tutto per paura delle conseguenze che del resto vengono
direi ben gestite dalle forze dell'ordine insieme ai provvedimenti che mette la magistratura. Certo, diventa tutto più difficile se c'è questa alternanza di denunciare e poi ritirarsi e poi fare un passo indietro, ed è per questo che la rete istituzionale deve funzionare. E quando la donna arriva in questura per una denuncia o si avvicina al centro antiviolenza, il centro antiviolenza può fornire quel supporto, sia primo supporto legale sia supporto psicologico, per aiutare la donna, per sostenerla in un percorso che è indubbiamente difficile, ma che oggi molto più di 5-6 anni fa ha la possibilità di avere un buon esito. Nella locandina leggiamo la frase "aiutateci a cambiare le cose", dunque la BCC si prodiga come sempre nello svolgere queste iniziative a favore del sociale. Senz'altro, certamente nel momento attuale ci sono anche altri aspetti che sono tipicamente economici, quindi sicuramente la banca è impegnata in tutti i settori e quindi anche l'aspetto sociale ci interessa, e certamente l'iniziativa di questa sera rientra fra quelle iniziative che sono tipicamente sociali, perché nell'oggetto sociale della banca c'è l'attività fatta proprio dal punto di vista finanziario ed economico. Però da sempre la nostra BCC, con tanti soci, svolge questo ruolo di coinvolgimento dei propri soci, soprattutto dei giovani, per cercare di cambiare anche la società, perché se non cambia la società, sicuramente il nostro lavoro anche di banca non è poi così facile. Dunque, la banca vicino al territorio, vicina ai cittadini, e dobbiamo dire che questa sera, insomma, il Teatro della Fortuna è colmo di persone, per cui le vostre iniziative sicuramente riescono a dare anche un'informazione molto importante, proprio come vedremo con il film che verrà proiettato. È una banca legata a questo territorio, però anche è collegata con il centro, quindi noi siamo una delle prime BCC che in ambito italiano stanno promuovendo questa iniziativa, che ha un valore sociale però anche un valore di coinvolgimento. Lo vedremo questo film sicuramente anche in altre sale, quindi sicuramente avere tanti giovani, poter proporre riflessioni, anche perché penso che stasera vediamo il film, c'è anche però un qualcosa di dibattito, quindi credo che sia fondamentale. Un tema di grande attualità, e penso sia uno dei problemi importanti anche in una realtà, in una provincia come la nostra. Sindaco, avete patrocinato questa iniziativa? Beh, è un'iniziativa importante. Parlare della violenza sulle donne è un tema di grande attualità. Purtroppo tutte le comunità nessuna ne è immune. La violenza è sempre dietro l'angolo, e allora è bene parlarne. Iniziative come queste sono importanti. Sono importanti per mantenere alta l'attenzione, ma sono importanti anche perché, oltre a parlarne, bisogna stimolare l'agire. L'agire attraverso le istituzioni, magari attraverso leggi che possano essere giuste e applicabili, attraverso un percorso di educazione partendo dai più giovani, e insomma stimolando, educando anche una società che non è sempre pronta ad affrontare certi temi. Quindi anche il nostro territorio purtroppo non è immune, abbiamo visto anche tragici episodi che si sono verificati anche recentemente, quindi ci devono portare veramente ad agire, e le prime a cominciare da chi rappresenta le istituzioni. Per cui, ecco, un momento come questo, il film che viene proiettato questa sera, che sarà però accompagnato anche da una tavola rotonda, affronta varie storie a dimostrazione che non c'è nessun settore immune dalla violenza, in questo caso una violenza di genere, ma noi potremmo parlare anche di violenza in senso lato. Sua moglie mi ha detto che è caduta, ma lei può dirmi come? Mia moglie è molto distratta a volte. Senti, noi abbiamo pensato di andare al mare, che fai, vieni con noi? Basta, stai zitto! Fa bene a portarselo dietro. Di questi tempi una bella donna come lei. Lo amo, papà. Questo non è amore. Vi ho visti oggi fuori dalla scuola? Ma che hai fatto? Ma hai spiato? Non succederà più, te lo prometto. Ti fai trovare così? Che devo pensare? Dai, che se stai buona ti do pure un aumento.
Ma sei idiota! Ma proprio come te, ma adesso glielo faccio capire io come ci si comporta. Ma lui è piccolo. Sai che succede se non fai quello che ti diciamo, vero? Ti do 5 minuti per sparire. 5 minuti per sparire! Cosa fa? Ma è impazzito! Ti ho chiesto scusa, eh? Scusa, un cazzo! Ehi, oh ragazzina! Vediamo chi corre più veloce! Corri!